Pur privo di quattro titolari, il Varese è riuscito a superare in maniera netta un Bari apparso troppo macchinoso a centrocampo, dove le sue azioni perdevano di velocità favorendo il rientro degli avversari. Il ritmo dei varesini ha spesso messo sotto pressione la difesa ospite. Qui è Di Giovanni che sbaglia la conclusione con un tiro troppo alto. Poco dopo passa il Varese con Strappa che, appostato in area, riceve la palla, è smarcato e non ha difficoltà a segnare. Il Bari stenta a ritrovarsi e quindi ci riprova Mauti che da buona posizione in mezzo a una selva di gambe sfiora il palo. A cercare il pareggio è molto attivo sull'altro fronte Maio che impegna Rampulla con questo tiro cross. In contropiede pericolo per Fantini che anticipa in uscita ancora Di Giovanni. Poco prima dello scadere ancora Maio in evidenza con un forte tiro che Rampulla respinge come può in tuffo. Nella ripresa il Bari si butta subito in avanti e riesce a pareggiare con Bagnato che va in gol con un bel diagonale molto ben calibrato. Dopo soli due minuti, su calcio d'angolo, Braghin di testa trova lo spiraglio giusto e riporta in vantaggio il Varese. I pugliesi si gettano tutti in avanti e con Acerbi riescono anche a pareggiare nuovamente, ma l'arbitro Delia annulla perché Bresciani era dietro tutti i varesini sulla linea di porta in fuorigioco. Nel minuto di recupero Turchetta ruba una bella palla a metà campo, lascia per strada due avversari e infila con un forte tiro Fantini. Sul 3-1 si chiude la partita che ha rilanciato il Varese verso la promozione, mentre fa segnare il passo a un Bari che solo a tratti ha dato la sensazione di saper tenere in mano le redini di questo incontro tanto importante.